Tante novità in questa edizione, a partire dall'estrazione in piazza Matteotti, partecipatissima. Sì, quest'anno abbiamo fatto anche questa novità, che l'abbiamo fatta in piazza all'aperto, che è la piazza da dove tutto inizia e tutto finisce. Esattamente, qui verranno consegnate le chiavi, no? Della città al re Giocondo. L'estrazione qual è stata? L'estrazione è stata: i rustici escono primi, a seguire i nottamboli, Bombolo e Azzurri. La novità anche della presentazione dei carri con dei video quest'anno. Sì, quest'anno, ecco, questa è la prima novità, siamo partiti da qui e poi ce ne saranno molte altre durante tutte le domeniche. Per la prima volta l'estrazione viene fatta all'aperto, perché ormai la sala dove veniva fatta prima non vi contiene più. Sì, siamo diventati tanti, c'è tantissimo entusiasmo a vedere questa piazza piena di bambini, di persone di tutte le età per l'estrazione, che è diventato veramente un altro dei momenti importanti del carnevale. Ci fa piacere, questo carnevale è cresciuto davvero tanto grazie all'associazione carnevale, grazie a Quattro Cantieri insieme all'amministrazione comunale, che in questi anni ha investito tanto su tanti temi legati al carnevale. Non vediamo l'ora di aprire i nostri uscioni e far vedere i carri, e soprattutto ci aspettiamo anche quest'anno tantissima gente da tutta Italia. Questo 2024 che carnevale sarà? Sarà un carnevale, speriamo, bellissimo, all'altezza dei passati, perché vi è stato veramente un salto di qualità notevole. L'obiettivo è quello di alzare sempre l'asticella, ma le prerogative ci sono tutte. Degli Azzurri!